Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Fra le Torte in Store e benvenuti se siete nuovi iscritti. Io sono Davide e oggi siamo qua per una nuova recensione che vede protagonista Ash, direttamente dal film Evil Dead, l'action figure targata NECA prodotta per il 40° anniversario del film. Allora, l'action figure è un Ultimate, quindi abbiamo una scatola classica NECA che si apre a finestra. Dietro abbiamo alcune immagini sia dell'action figure che dell'attore Bruce Campbell direttamente dal film. Per chi non conosce questo film, consiglio la visione di questa trilogia, tra virgolette trilogia, perché il primo film viene poi annullato dal secondo, è una cosa un po' strana, però comunque consiglio di vederli entrambi e poi il finale che sarebbe L'Armata delle Tenebre, che è un film un po' più, diciamo, leggero, un po' più divertente, ma comunque molto figo. Parla di questo Ash, di questo personaggio che va in questa cascina, in questa casa di campagna con la sua ragazza, e trova questa cassetta con questo registratore che, dopo averlo ascoltato, incominciano a succedere cose strane. Poi non vi dico altro, andate avanti. Comunque il personaggio, anche se non avete visto il film, è molto famoso, perché Ash ha al posto della mano destra, se non ricordo male, una motosega e una doppietta, quindi questo lo, diciamo, lo rappresenta, quindi sicuramente vi sarà capitato di vederlo. Bene, ma non perdiamo altro tempo e andiamo subito a fare la recensione. Ok, eccoci con la nostra action figure fuori dalla scatola. Diamo un'occhiata all'altezza e siamo a 18 cm. Allora, facciamo una panoramica veloce. Qui abbiamo la camicia azzurra e il pantalone marrone. Diamo un'occhiata al volto, che è quello che ci interessa di più. Abbiamo qui un Bruce davvero giovane, che infatti questo viene dal primo film, quindi andiamo proprio indietro nel tempo di più di 30 anni. Possiamo muovere praticamente la testa in ogni parte. Giù direi ottimo e su anche. Nessun problema nel volto. Sculpt direi ottimo. Apertura delle braccia fino a qui, quindi direi un po' limitato. I snodi sono sempre NECA, anche se andiamo avanti rimangono quelli. Qui abbiamo la particolarità delle braccia NECA, come potete vedere qui c'è meno materiale in modo da poter stare dritto quando lo mettiamo giù. Poi non abbiamo butterfly joint, quindi molto limitato. Possiamo ruotare la spalla. Non abbiamo doppio snodo sul gomito e abbiamo questo problema che quando lo pieghiamo è utile, perché ti copre lo snodo quando è aperto, ma quando andiamo a chiuderlo diciamo che non è il massimo, eh? Poi abbiamo la mano che ruota e lo snodo anche sul polso. Poi abbiamo uno snodo sulla vita, quindi possiamo andare in giù in questo modo e indietro così, possiamo ruotare, ma non abbiamo lo snodo sul petto, quindi è fisso. La camicia è parzialmente in gomma morbida, ma proprio poco poco, e anche qui la zona mutanda un po' in gomma morbida. Poi apertura delle gambe ottima, doppio snodo anche qui assente, però va bene così, alla fine sulle gambe non è che sia importantissimo. Possiamo ruotare la coscia, mandarla avanti fino a qui e indietro fino a qui. Poi vediamo le scarpe, direi buone. Snodo su e giù abbastanza limitato. Abbiamo la rotazione anche nel ginocchio. E la caviglia possiamo ruotarla in questo modo. E questo è il nostro Ash. Allora, cominciamo con gli accessori. Abbiamo due mani,
una destra con un'impugnatura in questo modo e un'altra sempre a destra con impugnatura per un'arma da fuoco. Poi abbiamo il fucile, un'ascia, la motosega, questa molto importante per questo personaggio. Poi abbiamo una lampada con la fiamma già accesa, abbiamo l'effetto dentro con la fiamma accesa. Il registratore, anche questo parte fondamentale del film. Poi abbiamo la seconda testa, con un'espressione un po' meravigliata. E poi abbiamo una terza testa, con un'altra espressione. Ok, eccoci con le nostre valutazioni finali. Allora, secondo me è una bellissima action figure, quindi le mie considerazioni finali sono positivissime. Qualche difettuccio negli snodi, ma lì è causato dalla NECA praticamente, perché comunque sono gli snodi NECA, quindi non ci possiamo fare niente, non sono difetti di fabbrica o quant'altro, sono solamente difetti dovuti alla scelta degli snodi da parte di NECA. Per quanto riguarda invece la produzione di questa action figure, non ho trovato nessun tipo di difetto, anzi tutto perfetto. Forse una nota negativa è quell'adesivo fastidiosissimo che hanno messo sulla scatola, che vedete anche qui nel video, quello verde con la scritta horror, che secondo me potevano benissimamente evitarlo. Consiglio l'acquisto sì, ma solo se siete fan di tutta la saga e quindi avete già tutte le altre action figure, e questa ovviamente andrà a migliorare la vostra collezione. Ma se volete un action figure del personaggio Ash iconico, vi consiglio quella del secondo film, sempre NECA, sempre Ultimate, uscita qualche anno fa. Secondo me quella è migliore perché abbiamo molti più accessori che riprendono il film, quindi abbiamo il libro, abbiamo sempre il registratore, abbiamo ovviamente sempre il fucile, abbiamo la mano mozzata e il braccio con la mano mozzata, quindi secondo me è l'action figure più completa. Quindi poi a voi le considerazioni. Bene, detto questo, io vi ringrazio come sempre di averci seguito, ringrazio Edoardo per l'acquisto e per averci permesso la recensione. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, per non perdere i video futuri. Lasciateci un like e un commento se questo video vi è piaciuto e seguiteci anche sui nostri social. Noi vi diamo l'appuntamento come sempre al prossimo video, sempre qui e sempre con me. Grazie mille e ciao a tutti!